Siamo con Michele Esposito e Sara Peligno, rispettivamente maestro e allieva della palestra Bushinkai ad Alife. Da questa palestra partiranno alla volta di Creta per il campionato mondiale di Jiu-Jitsu, un evento internazionale che convocherà sull'isola sportivi da tutto il mondo, gli sportivi di questa disciplina. Cosa si prova a rappresentare l'Italia in questa esperienza, in questo contesto? Sicuramente è un grandissimo onore poter far parte della nazionale italiana. In generale, ogni atleta sogna di partecipare, di far parte della nazionale italiana. Noi abbiamo addirittura un onore in più, che è quello di partecipare, di essere atleti della prima nazionale italiana di Jiu-Jitsu, perché questa che si è formata è la prima squadra di Jiu-Jitsu che si è riuscita a formare in Italia. Questo perché il Jiu-Jitsu, dal punto di vista sportivo, è molto recente la sua parte competitiva. Anche se le sue radici storiche ovviamente sono molto molto antiche. È una responsabilità molto grande, soprattutto per la mia età, perché io ho 14 anni. È un impegno molto, molto grande, posso dire. Questa è anche la mia prima gara internazionale, che potrebbe essere la mia prima, oppure anche la mia prima e ultima, la prima di una serie. Sono molto, molto emozionata perché manca poco. Tu hai detto che potrebbe essere la prima, l'ultima, la prima di una lunga serie. Gli sportivi alle ultime Olimpiadi hanno più volte sottolineato l'importante esserci, l'importante partecipare. Che cosa significa per te tutto questo? Una persona non deve andare a fare una competizione soltanto con il pensiero di vincerla, ma anche col pensiero di divertirsi ed essere contenti anche di non aver preso nessuna medaglia oppure di non aver vinto neanche un combattimento. Maestro, sono in pochi a conoscere il Jiu-Jitsu. Spiegaci di cosa si tratta, che disciplina è questa, di tradizione antichissima, orientale. Cosa fanno i ragazzi in questa palestra? Allora, il Jiu-Jitsu è una disciplina sportiva che fa parte ovviamente del novero delle arti marziali, prevede il combattimento a distanza, in presa a terra, quindi un combattimento completo, tanto è vero che era l'addestramento che utilizzavano i samurai per prepararsi alla battaglia. Le sue radici sono antichissime, le prime fonti risalgono al 1300-1400, qualche studioso lo fa risalire anche, diciamo, anteriormente a questa data. E oggi la parte sportiva si sta sviluppando sempre di più, tanto è vero che anche la Federazione Internazionale, la IGJIF, sta spingendo per portare questo bellissimo sport verso le Olimpiadi. Ovviamente il primo passo è quello di organizzare un mondiale quanto più nutrito possibile e dove più nazioni possibili possono partecipare. I ragazzi in palestra ovviamente prima di fare la parte fisica seguono la parte filosofica dell'arte marziale, perché dietro c'è un mondo, dietro le arti marziali, quindi il rispetto dell'avversario. Il dover aiutare chi è all'inizio, se qualcuno magari è un po' più avanti nella pratica, e il rispetto verso il maestro e il rispetto anche verso l'avversario, perché sul tatami siamo tutti avversari, perché nella competizione tutti vogliamo vincere, tutti vogliamo l'oro, però fuori dal tatami siamo tutti compagni di pratica e tutti fratelli d'armi, per così dire. Sara, quando e perché hai deciso di intraprendere questo sport? Allora, ho deciso di cominciare a praticare questo sport nel 2019, quando avevo 9 anni, e mi ricordo che mia madre mi fece vedere un video dove praticavano questo sport, e mi disse che in una palestra a Piedimonte, c'erano dei corsi appunto di Jiu-Jitsu, e mia madre, mi chiese se volevo fare delle lezioni di prova, e io risposi di sì. Ecco, a questo punto, maestro, quanto è importante che gli adulti seguano i figli anche nelle scelte sportive, nell'indirizzare verso una disciplina o verso l'altra, però educandoli alla scelta dello sport. Allora, sicuramente questo è un dilemma che io riscontro sia quando qualche genitore mi porta il figlio o la figlia in palestra, ma anche a scuola. Spesso a scuola da docente mi chiedono: professore, ma qual è magari lo sport più indicato per mio figlio o mia figlia? Diciamo che dal punto di vista di cultura sportiva la cosa più importante è far praticare sport ai bambini e ai ragazzi. Dopodiché la scelta viene naturale, ovviamente il genitore ha il dovere di scegliere un ambiente sano, un ambiente dove ci sono gli istruttori qualificati, e un ambiente che ovviamente possa crescere il proprio figlio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista personale. Il consiglio che posso dare è: fate provare sport diversi, fate provare palestre diverse, in modo che i ragazzi possano scegliere in autonomia. Abbiamo visto in questa palestra i più grandi aiutare i più piccoli. È una delle
delle caratteristiche di questa realtà sportiva o di questa disciplina? Assolutamente sì, nelle arti marziali ci sono due nomi che sono il sensei e il senpai, rispettivamente in giapponese significa chi è più avanti nella via e chi guida gli altri nella via. Questo indica proprio la crescita che ogni atleta marziale ha, nel senso che chi è più avanti ha il piacere e il dovere e anche l'onore di aiutare chi è più indietro e più in difficoltà, quindi non c'è mai un distacco né dal punto di vista dell'età né dal punto di vista tecnico, tutti aiutano tutti e a volte può capitare anche che magari chi all'inizio possa vedere un qualcosa, un gesto che magari anche chi ha anni di pratica non riesce a vedere. Sara, alla fine di questa chiacchierata, un invito a chi è indeciso, a chi ancora non ha scelto quale sport, dici perché il jiu-jitsu? Allora, io consiglierei questo sport perché prima di imparare tecniche, cadute e robe del genere, prima di tutto si impara il rispetto reciproco e l'amicizia, cosa che secondo me la cosa più importante per qualsiasi sport. Poi il jiu-jitsu, come altre arti marziali come il karate ad esempio, oppure il judo, che sono molto simili tra di loro, sono comunque degli sport che aiutano anche se si ha ad esempio problemi di autostima. In bocca al lupo. Grazie. E viva l'Italia. E vinca l'Italia. Forza.